Un saluto a tutti da Paco, dalla palestra da Dante Alighieri di Monte di Procida. Siamo insieme a Daniela della Happy Dancing. Buongiorno a tutti. E il famoso Garrison di Amici, coreografo, giudice di gara a volte, ma conosciutissimo in tutto il panorama di Amici. È particolarmente affezionato alla zona di Napoli, eccetera. Molto. Noi a Monte di Procida abbiamo una beniamina di Amici con noi che ci segue sempre, Alessandra Amoroso, di cui sono molto amica. E di questo sono orgoglioso, specialmente in questo momento che è entrata al primo posto in classifica in Italia. Cosa ne pensi di Alessandra Amoroso? Vai. Alessandra Amoroso per me è numero uno. In 10 anni di Amici, secondo me, lei è uno dei, diciamo, per me è uno delle 5 più bravi cantanti che abbiamo avuto in questi anni. Lei, Cemma, Antonino e un altro paio di ragazzi. Però io sono in veste da ballerino qua, allora, cioè, non puoi dimenticare Stefano Di Martino, quello è napoletano, E a proposito di ballerini, cosa ne pensi di questi ragazzi montesi? Oggi è andata bene Daniela, sì, eh? È andata bene, però è grazie a lui, sì. Voglio dire, da un'adrenalina ti trasmette la passione, sì, e sì. Quindi se c'è la passione per la danza, allora avete, si può fare. Avete ripreso la lezione un po'? Un po' così. Ok, così, allora, così sì. Vedi come hanno seguito, non sto dicendo, è una lezione di ragazzi principianti, però principianti che hanno già fatto qualcosa. E la cosa che mi è piaciuto di più è che loro hanno avuto la disciplina da un ballerino. Allora si vede che Daniela sta facendo un buon lavoro con loro, perché erano molto disciplinati, lavoravano bene, io ero contento per quello. E hai fatto un giro per la zona, cosa ne pensi della zona Freclea qui per Monte di Procida? Ho fatto 10 minuti prima delle lezioni, non ho visto niente, e in macchina dormivo. Ok, due parole su Happy Dancing, la scuola che si trova? Allora, via Cappella, Isolotto di San Martino, Monte di Procida, niente, ci impegniamo tantissimo, il nostro intento è quello di, soprattutto di trasmettere tanto amore per la danza, al di là di quello che è il talento, bisogna avere comunque la coscienza e l'umiltà di andare avanti. Se c'è l'umiltà, allora secondo me è l'arma vincente, se poi scopriamo nuovi talenti meglio ancora, vero? Sì. Allora un saluto da Monte di Procida, dalla palestra Dante Alighieri. Arrivederci. Ciao, 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 ciao.